Ciao. Questa è la mascotte del gruppo, l'arbitro cornuto. Lupin. Lupin. Poi teniamo Mortarella, la figlia di Lello Tintano. Poi teniamo De Rosa. È capitato, ce lo siamo dovuti finire. Noi abbiamo la tazzina. Ci siamo mangiati 8 panni. Non c'è il panni. Hai mangiato? 8 panni. Ma questa è la mia disperazione. È il bello che ce lo spacchiamo. Giudice che la faccia su. Ce lo spacchiamo. Giudice che la faccia su. Disperazione. Un bellone. Non ci vai mai, non ti da fare, 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 ma mi fa passare un po' per un po'. Sì, ma è una scoop, uno scarino di loro due, comunque. Sì. Il doppio di tutto. Rosario, come ti pare questa gita? Anzi, no, questo pellegrinaggio. Bello? Bello? Ti grazie. Passiamo da Rino. Rino, che dici? Che devo dire? Fino adesso era tutto benissimo. L'allenatore è molto pignolo. Molto pignolo. Che non ti paghi affari tuoi. Ha fatto un dopo che ha dormito. Che non ti paghi affari tuoi. Il nostro mitico prete. Da qua mi chiedo. L'ho già ripreso. Il nostro mitico prete. L'anima della parrocchia. Don Rosario. Però i panini non li ha conservati. Stanno. C'ho la pizza rustica e la pizza con le patate. Andiamo avanti. Pepe. La famiglia Pepe o Peperoncini. Pepe, l'intervista a Papanese. Papanè. Si sta là, Papanè. Dai che uva sto truppa, giù. La famiglia De Rosa. Che dici, Dero, tutto contento? Ma me il pellegrinaggio? Bellissima giornata, ottima. Mangiato bene. E voi, gli gnocchi di gomma. Anche quando gli hanno fatto il doppio, il triplo in base. Due piatti di come la quella la dipendente. Due piatti di gnocchi. Pino, come ti è passato questa fase iniziale del pellegrinaggio? Io non di cantare, ci indoni un pezzo. Beh, canta, cosa ci vuoi donare? Cosa ci vuoi donare, Pino? Beh, lasciamo stare Pino che quando mangia. Passiamo da peggio di quando arbitra. Il mister. Oi. Il mister a posto? Colui che mangia sempre più di tutti. Come ti pare questa fase iniziale? Il pellegrinaggio? Venga. Tutto a posto? Prossimo. La mia proposta, ma adesso lo dico anche con testimonianza praticamente di... Nel prossimo gruppo sportivo, questi ragazzi che sono quelli più bravi devono entrare. Devono partecipare e entrare. Bravo, prendere. Bravo. Questo è testimone, No, io lo stavo già pensando alcuni giorni. Grazie. Avevo le occasioni di io. Eugenio, tutto a posto? Come ti pare? Ci chiede l'organizzatore, giustamente. Andiamo da Alba, se non ti offende. Ti offendio, che ogni battita inizia per pettinare. L'ultima volta che io organizzo con il gruppo sportivo non va. Perché? Troppo faticoso, troppo nervoso. Ernesto, Alba, come ti pare questa fase iniziale del pellegrinaggio? Ah, a me. Fino a questo momento di pellegrinaggio non c'è niente. Non ci ho visto ancora niente. Ci sentiamo dopo. Piero, grande, tutto a posto? Tutto a posto. Avete mangiato? Ma la vaga figa, perché mangi te? Tu sai che avete fame, ti devo dare ancora. Ma me la metti da lui, da posto ora? Come mi sembra questa fase iniziale del pellegrinaggio? Diciamo, la filosofica che ti ha detto. Celeste, pronto? Ci sei?
doppio prato di spaghetti. Tutto a posto? Ora mi sta arrivando un piatto di spaghetti. Barillo, senti, la cosa peggiore è il peperoncino qua. Tutto è buono, però sta pigliando fuoco. Poi con chi sta tentando? Voi ci fate una vita. Andiamo da Belfiore e trovi offese. Rubai i spaghetti tua moglie. Ehi, Belfiore, non rubai i spaghetti della moglie. Chiedete il ghiaccio e vi sarà dato, signor Matteo. Fino, che dici? Come ti pare questa prima parte? Ottimo! Fino, quando mangia, non pensa a niente. Si deve concentrare. Sono impegnato. Però non è giusto, potrei chiacchierare. Signora Borrillo? Signora Borrillo, tutto a posto? Allora, si mangia bene? Allora. I gnocchi di cartone sono buoni? Gnocchi di cartone? Dottore, cosa dici? No, gnocchi alla gomma di cartone. Signor D'Adamo, tutto a posto? Sì, tutto bene. Come andiamo qua? Signora, tutto a posto? Buono il pranzo? Dai, per quel che costa. Buonasera. Intervistiamo questo uomo denominato Il Pelo. Come vivi tu Il Pelo? Qual è il tuo rapporto con Il Pelo? È ottimo. Grande. Intervistiamo ora una ragazza. Ma lascia stare. Quale piace molto la mortadella. Vediamo che ride, si nasconde dalla telecamera. Andiamo, intervistiamo l'artefice di questo ragazzo che sta riprendendo. Pensa ad altro. Andiamo ora dalla mamma. Anche la pensa ad altro. Andiamo al padello, che anche se basso è complicato. Signor Bucciarelli, scusi. Ciao. Sì, benissimo. Tutto a posto? Si mangia bene? Chi era? Oh, Delfino! Delfino, è lui! Dove sta? Dove sta la bambina?